Oggi è il sabato in albis, cioè il sabato in cui si mettevano da parte i vestiti bianchi che avevano indossato i battezzati nel sabato santo, nella notte, e che indossavano per 8 giorni. Il battesimo era vissuto molto intensamente nelle prime generazioni cristiane, una lunga preparazione catecumenale predisponeva i fedeli che si erano iscritti nell'albo del battesimo, prepararsi seriamente al rito che era l'ingresso nella chiesa, l'ingresso ufficiale, ma era l'ingresso nella vita eterna. Il vescovo e il presbiterio curavano con grande amore e attenzione che il rito fosse celebrato coscientemente dai battezzandi e fosse così accompagnato da tutta la comunità cristiana che riveveva il proprio battesimo. Perché il battesimo è la porta della vita, è la nuova nascita al cielo. Aveva detto Gesù: andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura, quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvi, quelli che non crederanno resteranno non salvi, dannati. L'importanza della fede che si manifesta ritualmente nell'accettare il Cristo mediante il battesimo. E lì, col rito battesimale, che ci viene data la possibilità di essere membri effettivi della Chiesa e ci viene data effettivamente la vita eterna. Senza battesimo non c'è salvezza. Questo era il motto dei grandi dottori della Chiesa. Ma nel battesimo noi abbiamo diverse gradazioni. C'è il battesimo sacramento, che è il battesimo che noi amministriamo, che solennemente la Chiesa amministra nel sabato santo, nelle domeniche e quando viene richiesto della necessità. C'è il battesimo non sacramento, ma ugualmente valido, il battesimo di sangue, che è un valido battesimo. Tanti martiri sono stati battezzati nel loro sangue prima di essere battezzati nella fede in Cristo Gesù. Hanno dato la loro vita e il sangue è diventato l'elemento della loro rinascita al cielo. C'è il battesimo di desiderio, il desiderio di essere battezzati davanti a Dio. Questo desiderio è un desiderio efficace, per cui chi muore con l'ardente desiderio di essere battezzato, davanti a Dio è battezzato, anche se materialmente
non ricevi il battesimo perché quel desiderio innestato nella fede della Chiesa equivale a battesimo. E in questo battesimo e desiderio che si innesta la nostra così fede, diciamo, ma piuttosto la nostra confidenza che il buon Dio venga incontro a quelli che non hanno formulato nessun desiderio di essere battezzati perché non erano capaci. E allora nella fede della Chiesa, nella fede dei genitori membri della Chiesa, noi pensiamo che il buon Dio accetti questo desiderio espresso dai genitori che credono essere membri della Chiesa, che il loro bambino che non ha avuto la grazia del battesimo venga ugualmente salvato. È un desiderio vicario, cioè i genitori hanno desiderato che quel bambino fosse battezzato, ed è per questo che la Chiesa predispone un rito. Nel missale c'è una messa di esequie per i bambini morti prima di ricevere il battesimo. E proprio nella preghiera dopo l'offertorio è detto: O Signore, noi confidiamo nella tua infinita misericordia perché tu provveda a questi bambini, a questo bambino che non ha avuto la sorte di ricevere il battesimo, ossia ci si appella all'amore misericordioso di Dio. Non si dice altro. Certamente è valido questo desiderio dei genitori che per un motivo o per un altro non hanno potuto realizzare il battesimo del bambino. Anche nella Chiesa primitiva c'era un'usanza che i posteri si facevano battezzare per i loro avi, per i loro parenti, un'usanza che San Paolo non rigetta, non approva così esplicitamente, ma neanche rigetta. Ma era la fede della Chiesa. La Chiesa è una, e noi facendo parte della Chiesa siamo come partecipi del desiderio della Chiesa della salvezza di tutti i suoi figli o di quelli che potenzialmente potevano essere propri figli. E poi in famiglia tutti i membri della famiglia formano come un tutt'uno, e quello che viene fatto da un membro della famiglia si pensa che il buon Dio lo applichi a tutti gli altri membri della famiglia. E su questo stretto legame genetico e su questo pensiero costante della misericordia di Dio che si estende a tutti, che veniva così considerato battezzato, anche se materialmente non era battezzato, il bambino che era morto senza battesimo, oppure un parente che era morto prima e non aveva potuto ricevere il battesimo, ma si trattava sempre di parenti che erano stati non battezzati perché erano morti prima
di ricevere il battesimo, oppure di bambini i quali non avevano potuto ricevere il battesimo. C'è un legame genetico con la famiglia credente, un legame così spirituale con la Chiesa Nostra Madre. La Chiesa non è andata oltre, soltanto ha confidato nell'infinita misericordia di Dio per quel numero enorme di bambini i quali non sono stati battezzati, neanche col battesimo di desiderio dei genitori. Questi bambini vengono affidati alla infinita misericordia di Dio. Non sappiamo la loro sorte. Dobbiamo ribadire che senza battesimo non c'è salvezza, cioè non c'è partecipazione alla gloria celeste, non c'è partecipazione alla divina natura. Col battesimo noi veniamo innestati in Cristo e siamo partecipi della natura divina. Senza questo battesimo, o di acqua, o di sangue, o di desiderio, viene a mancare il supporto per la partecipazione alla natura divina. E allora che ce n'è, di questi bambini che non possono rientrare in questo triplice battesimo? Noi pensiamo alla misericordia infinita di Dio. Dio disporrà come Egli vuole. Certamente questo stuolo immenso di bambini non nati o di bambini che non hanno potuto ricevere il battesimo non costituisce una massa dannata, come invece pensava qualche Santo Padre. Però non possiamo dire che appartengono come gli altri bambini alla gloria eterna, perché altrimenti si svuoterebbe la dottrina della Chiesa e le parole stesse del Vangelo. Noi ci limitiamo a credere che la misericordia di Dio è infinita e che Dio provvederà a questi bambini nel modo che Egli riterrà opportuno. Non sappiamo cosa sarà di questi bambini, ferma sempre restando la dottrina della Chiesa che senza battesimo non c'è salvezza. Qui sorge il problema grosso di quei bambini che non sono venuti alla luce perché le mamme o altre hanno precluso la vita, per cui sono stati rigettati. Non sono quei bambini che sono stati accolti col desiderio dei genitori. Si tratta di bambini che non hanno avuto il desiderio dei genitori che fossero battezzati, ma di quei bambini i quali non sono stati amati, sono stati rigettati dai genitori. È uno stuolo immenso di questi bambini, ne parleremo più tardi. Vogliamo accennare a tutti gli aborti che vengono praticati tuttora in questa cultura di morte in cui noi ci troviamo, mentre la cultura cristiana è la cultura della vita. Ed è un aspetto della cultura di morte, di iniquità, di peccato, in cui questa società cristiana si è inoltrata sotto la seduzione del maligno, l'autore della morte, perché per l'invidia del maligno la morte è entrata in questo mondo. Questa nostra civiltà cristiana è stata così infiltrata
dalla potenza demoniaca e c'è una cultura di morte che si manifesta in tanti e tanti settori e il settore più interessante, più macroscopico è appunto l'aborto. Milioni di bambini trucidati nel mondo prima di nascere. In Italia la cifra è enorme. E dopo la legalizzazione dell'aborto, con la legge 194 del 78, è diventata una norma l'aborto per quelle famiglie che non vogliono più bambini, per quelle donne incoscienti che concepiscono e non vogliono dare la luce. Cifre che mettono in allarme. Si tratta di milioni. L'aborto viene praticato anche in Italia, qui a Palermo. Non diciamo le cifre. Io le cifre gentilmente offerte dai medici di alcune cliniche, ma facendo il computo ogni settimana ci saranno 80 bambini che vengono uccisi qui a Palermo nelle nostre cliniche oppure che nelle cliniche private vengono preclusa la vita, senza contare gli aborti clandestini, che sono pure tante. La cifra per l'Italia, da quando è stata approvata la legge per gli aborti legali, e di 3 milioni e mezzo, ma a questi bisogna aggiungere altri bambini, perlomeno il doppio, se non dico il triplo, contando tutti gli aborti extracomunitari, gli aborti privati, per cui sono cifre enormi che superano i morti delle guerre. Questa è la grande strage, questo è il grande peccato dell'Italia nostra, che va indietro, questo è il peccato dell'umanità che non vuole la vita e va verso la morte. Questo è il trionfo del maligno, che vuole la morte degli uomini, per chi odia il genere umano. Questa mattina noi vogliamo pregare il Signore, pregare il Signore perché accolga nella tua misericordia questi bambini, questi milioni di bambini che accuseranno nel giorno del giudizio i loro genitori. Se essi non saranno ammessi alla gloria eterna da Dio, noi non sappiamo, diranno i loro genitori, come potete voi godervi Dio quando avete precluso a noi innocenti la visione di Dio e reclamano giustizia dal Signore. Signore, come puoi dare la vita eterna, la gloria tua, il paradiso, mentre io qui mi trovo priva della tua visione?
Io innocente, io chiamato alla vita e poi così ucciso prima di vedere la vita, prima di vedere questo mondo, prima di poter crescere e amarti e meritare con le opere buone, mediante la tua grazia, la vita eterna. Ecco, fratelli e sorelle, noi vorremmo questa mattina coscientizzare tutti sul grave problema, perché è un problema che interessa tutti, piccoli e grandi, sposati e non sposati, è un problema collettivo. E dobbiamo pregare la infinita misericordia di Dio perché abbia pietà di noi, vivi, di questa società omicida che ci rende rea di peccato davanti a Dio, di quest'Italia illuminata da 2000 anni di Vangelo, di quest'Italia che è la sede di Pietro, è il centro del cristianesimo ed è insanguinata dal sangue di tanti innocenti. Dobbiamo pregare, supplicare la misericordia di Dio. Ogni peccato attira l'ira del Signore. E quando le cose vanno male, non possiamo lamentarci, perché le cose vanno male per i peccati nostri. E uno dei più grandi peccati collettivi è l'uccisione dei bambini. Ogni anno 200.000 bambini vengono uccisi in Italia. 200.000. Almeno quelli che si conoscono. Perché ci sono altre stragi che non si conoscono. Oh Signore mio Dio, ti preghiamo in questo momento di avere pietà di questa civiltà omicida, della nostra Italia insanguinata, della nostra Palermo che uccide i suoi bambini ogni giorno, ogni settimana. Signore Dio Onnipotente, noi con l'acqua benedetta vogliamo in questo momento purificare la nostra città, purificare questa assemblea, dove ci sarà pure qualche aborto, dove pure ci sarà qualche macchia. Vogliamo, oh Signore, purificare e implorare misericordia da Te, implorare perdono da Te. E poi, con un rito, vogliamo presentare a Te tutti i bambini morti, tutti i bambini uccisi. E vogliamo supplicare le buone donne e le buone mamme di adottare questi bambini morti, di dare loro un nome, di averli come bambini davanti a Dio, di pregare per questi bambini, perché non sappiamo quale canale passa nell'infinita misericordia di Dio e quale forza potranno avere le nostre preghiere per i bambini nostri, per quelli che abbiamo adottati davanti a Dio. Davanti a Dio non c'è né passato né futuro, ma tutto è presente, perché non valgono le categorie temporali, le categorie speciali che sono nostre. Fratelli e sorelle, seguiamo questo rito con molta compunzione e attenzione e iniziamo senz'altro
con l'invocare la misericordia di Dio su di noi, che siamo partecipi di questa società omicida, che non alziamo la voce, che siamo acquiescenti, che siamo con gli occhi chiusi, che lasciamo passare anche i delitti. O Signore Dio Onnipotente, abbi pietà di noi. Siamo una civiltà omicida e noi siamo un popolo che ammazza, un popolo che uccide i propri bambini. Abbi pietà di noi, abbi pietà di questo popolo, abbi pietà delle famiglie dove si perpetrano gli aborti e dove scende l'ira di Dio. Abbi pietà, o Signore, di tutti noi, in questo momento, coinvolti in una maniera o in un'altra, nell'omicidio e nella strage di tanti bambini. E dacci la tua misericordia per il sangue del tuo figlio Gesù, sparso per noi. Perdonaci, o Signore, lavaci, o Signore, aspergici, o Signore, con l'acqua, e nella forza del tuo spirito possiamo trovare la tua misericordia, il tuo perdono. O Dio eterno e onnipotente, ascolta la preghiera del tuo popolo, che nel ricordo dell'opera ammirabile della creazione e di quella ancora più ammirabile della redenzione a te si rivolge. Degnati di benedire quest'acqua che tu hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù del deserto. Hai fatto scaturire una sorgente per saziare la tua sete. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravvivi in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa dei tuoi santi, battezzati nella Pasqua del Cristo nostro Signore, il quale vive e regna nei secoli dei secoli. Aspergi, mio Signore, con il sopo e sarò più bianco della neve. Lavami, Signore, dei miei peccati, purificami da tutte le mie colpe. O Signore, io piango davanti a Te. Voi mamme, tutte mamme, piangete per i bambini non nati, anche che appartengono ad altre mamme. Piangete voi mamme per i bambini uccisi e chiedete per tutti misericordia e perdono. Valga quest'acqua, Signore, per la remissione dei peccati. O Signore, noi presentiamo i nostri bambini non nati, tutti i bambini d'Italia non nati, i bambini della nostra città non nati, perché sono stati uccisi
ma sono vivi davanti a te, perché l'anima non muore. Ti presentiamo tutti i nostri bambini, e mentre noi chiediamo di lavarci dei nostri peccati, chiediamo che questa abluzione di acqua valga anche per loro. Li purifichi dai loro peccati, dal peccato originale, e siano messi in grado di partecipare nella maniera che tu crederai più opportuna alla felicità che riserva a tutti quelli che sono tuoi, che appartengono a te, che sono stati creati a tua immagine e somiglianza. O Signore della vita, noi abbiamo ucciso i bambini fatti a tua immagine e somiglianza, i bambini destinati alla gloria eterna, i bambini che dovevano glorificarti in cielo. Pietà di noi, o Signore, e pietà di questi bambini, che quest'acqua lustrale valga per noi e per loro. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. O Dio, fonte di ogni consolazione, che vedi i segreti dei cuori, tu conosci tutto quello che è successo qui in mezzo a noi, dona a questi bambini non battezzati la gioia di vederti, o provvedi a loro nel tuo amore misericordioso, perché abbiano una felicità dopo l'eccidio terreno. Te lo domandiamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E adesso, Signore, noi chiediamo perdono durante la Santa Messa per tutte le mamme che si sono macchiate di questo delitto. Guardate, per una uccisione si va quantomeno a 30 anni di galera. La uccisione di un innocente indifeso secondo una legge uguale a questa meriterebbe oltre 30 anni di galera. Eppure noi siamo vivi, vegeti, onorati, rispettati dalla società. Ma la legge di Dio non è come la legge umana. Dio vede, l'uomo vede, Dio vede e fa giustizia, farà giustizia. L'uomo vede a modo suo, giudica a modo suo. La giustizia umana è pervertita, non è la giustizia di Dio. Signore, Dio della giustizia, sappiamo che la tua giustizia è amore. Gesù Cristo giusto ha pregato per tutti. Ti preghiamo, Signore, Padre del cielo e della terra, Padre giusto, per Gesù che ha pagato per tutti, perdona il peccato nostro, perdona il peccato delle mamme, perdona il peccato dei genitori, dei papà e di quanti hanno collaborato
all'uccisione dei bambini. Perdona il peccato nostro, perché non abbiamo alzato la voce e siamo conniventi. Perdona il nostro peccato, o Padre del Cielo, e per il tuo Figlio Gesù, che è morto per noi, assolvici dal nostro peccato e dacci la vita eterna. Amen. Adesso, durante l'offertorio, noi proseguiremo, e prima dell'offertorio faremo altre rite, tanto diamo inizio alla Santa Messa. Oggi è sabato in albis, ossia il sabato delle vesti bianche. Chiediamo al Signore di darci la veste bianca del battesimo e di portarla sempre nella vita e di non macchiarla mai, perché con questa veste bianca dobbiamo presentarci alla nozze eterna. Insieme con gli angeli, con i santi, cantiamo il Gloria a Dio. Tutti siamo coinvolti in questa festa del battesimo che ci dà la vita. Chiediamo che i bambini che sono morti battezzati e che sicuramente sono alla gloria di Dio, si uniscano con gli angeli e con i santi del paradiso al nostro gloria qui sulla terra. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Risuscitato al mattino, nel primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò apparve a 2 di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli 11 mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Parola del Signore. Il Vangelo di Marco è molto sintetico e così in breve ci riferisce sui testimoni della resurrezione del Signore, ma si ferma su un punto: la incredulità. Maria di Magdala, la prima annunziatrice della resurrezione, colei che era stata perdonata, quella da cui erano stati espulsi 7 demoni che presiedevano ai 7 vizi capitali. Questa è la prima fortunata donna che vede il Signore, colui che ha sciolto il suo peccato e l'annunzia agli altri.
ma che vale testimonianza di una donna? Di una donna peccatrice, anche se perdonata? E gli apostoli non credono. Gesù apparisce ai due discepoli di Emmaus. Sono di ritorno dopo averlo visto allo spezzare del pane, ma anche qui si infiltra l'incredulità. Comparisce a Tommaso, comparisce agli undici, ma anche qui c'è una vena di incredulità. Gesù dà tante dimostrazioni che è veramente vivo, chiede anche di mangiare, chiede di essere toccato per vincere la loro incredulità. E alla fine, proprio prima di salutarli, prima di ascendere al cielo, mangia con loro l'ultimo pranzo di addio, e siccome ancora c'erano quelli che dubitavano dopo aver mangiato con lui, fa un'ultima esortazione a credere che lui è veramente risorto e ascende in alto. Noi crediamo che Gesù è risorto. Questa è la fede della Chiesa. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Saremmo i peggiori degli uomini, i più illusi di tutti i mortali. Invece Cristo è risorto. E la resurrezione di Cristo comporta la nostra resurrezione. Noi formiamo con Lui un'unica umanità. E se il capo è risorto, le membra risorgeranno, perché non si può dare un uomo, Cristo Gesù, che risorto nella testa e non risorga nelle membra. Sarebbe uno sgorbio. Cristo è risorto, e lo Spirito di Cristo, che lo ha chiamato il Pastore nostro, il Capo alla Resurrezione, quel medesimo Spirito Santo farà risorgere i nostri corpi mortali. Questa è la fede della Chiesa, e questo è il fondamento della nostra vita cristiana. E in questa fede che dobbiamo noi vivere, ed è questa fede che dobbiamo proclamare agli uomini. Dice Gesù: andate in tutto il mondo e annunziate a tutti che io sono il risorto, io sono la vita. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo della vita ad ogni creatura. Fratelli e sorelle, Cristo vive e noi viviamo per Lui. Questa è la nostra gioia ed è quello che dobbiamo dire agli uomini, i quali vanno errando ancora in cerca di vie per evadere dalla morsa della morte, evadere da questo mondo. La via c'è ed è una, Cristo Signore. Non abbiamo altre vie, la via dataci dal Padre. Lo diceva Gesù stesso, io sono la via, e in questa via c'è la verità e la vita. Io sono la verità per gli uomini, io sono la vita per gli uomini. Gli uomini che cercano la verità debbono trovarla in me. Io sono la verità. Io scendo dal cielo e dico agli uomini brancolanti nelle tenebre di questa terra, io sono la luce, credete a me e vivrete. Io sono la via, mettetevi per la mia via, io vi porterò al Padre. Io sono la vita vostra.
Volete morire? Morite pure. Ma chi crede in me, chi spera in me, chi è battezzato in me, vivrà, già vive, già i presupposti della vita eterna, una vita che non sarà mai tolta. Quello che è mio io lo do a voi, perché formo con voi un unico corpo, come io vivo nel Padre, come io vivo nella vita eterna, come io sono nella gloria, così dove sono io sarete anche voi, o uomini che cercate la verità, che siete ancora in cerca di una via, che siete affamati e setati, sono io che vi porto il pane della vita, vi porto l'acqua dello Spirito che vi fa vivere. Io sono la verità, fuori di me non c'è verità, io sono la via vostra, la via in cui voi uomini vi potrete realizzare, perché senza di me non c'è realizzazione per l'uomo. Tutti perirete senza di me, perché io solo, sono la risurrezione e la vita. Io solo sono colui che realizzo l'uomo. Lo rendo cosciente che è figlio di Dio e lo rende partecipe della mia gloria, della mia sorte eterna. Volete morire, israeliti? Morite pure, ma se volete vivere, credete a colui che scende dal cielo e vi dà la verità. Io sono morto per voi. Io ero morto, adesso sono vivo, sono il vivente. Ecco quello che ci dice il Signore. Fortunati noi, fratelli e sorelle, che crediamo nel vivente. Anche noi siamo dei vivi. Però c'è tanta gente che non crede. C'è un mondo che dopo 2000 anni di cristianesimo, di luce, ancora si ostina a non credere. Ci sono tanti affamati e setati che hanno il pane e l'acqua a disposizione e vanno in cerca di pane e di acqua. Hanno la verità e l'amore e vanno ancora in cerca di verità e di amore. Preghiamo, Signore, per tutti questi. O Signore, ti preghiamo per tutti i nostri fratelli che appartengono a te, che formano la tua umanità, il tuo mistico corpo. Ti preghiamo, Signore, per tutti gli uomini questa mattina, perché la luce del Vangelo risplenda, perché gli uomini ti accettino. Tu sei venuto in questo mondo, ma i tuoi non ti hanno ricevuto. Le tenebre non hanno accolto la luce, ma ti preghiamo, Signore, la tua luce vinca le tenebre e gli uomini, tuoi fratelli, quelli che tu hai chiamato tuoi fratelli, ti riconoscono come i fratelli di Giuseppe riconobbero in Giuseppe il loro fratello e lo chiamarono Salvatore del mondo. Così anche noi, o Signore, ti chiediamo che i tuoi fratelli ti riconoscono, vedono nel tuo volto il loro volto e il volto del Padre, si prostrano nei piedi e ti riconoscono e dicono: tu sei il Salvatore, tu sei il Signore, tu sei la nostra vita. Però dobbiamo essere noi ad essere strumenti nelle mani di Dio, perché i nostri fratelli che sono ancora nelle tenebre accolgono la luce. Ognuno di noi che ha visto, sia come Maria Maddalena, poco importa che sia un peccatore o una peccatrice, Dio si è servito di Maria Maddalena, quella che aveva liberato da 7 demoni, per dare l'ambasciata agli apostoli. Facciamoci come i discepoli di Emmaus,
Annunziamo a tutti che Cristo è risorto. Facciamoci come gli undici che annunziarono a tutti che Cristo è risorto e l'avevano visto. Facciamoci come quei 500 individui, quelle 500 persone che in una sola volta videro il Signore e furono annunziatori della sua resurrezione. Noi che abbiamo visto e abbiamo creduto, abbiamo visto dalla fede, diciamo a tutti, Cristo è risorto. Non cercate tra i morti colui che è vivo, non cercate tra i morti. C'è uno in mezzo a noi che vive e c'è uno che ci chiama alla resurrezione ed è il nostro fratello, Cristo Signore. Credete a Lui e sarete salvi. Dobbiamo essere tutti portatori di questa verità ai nostri fratelli. Dobbiamo con la parola e con l'esempio, con la testimonianza della vita, dire a tutti che la resurrezione è avvenuta, che Cristo Signore ci attende e che dobbiamo cambiare vita, cambiare mentalità, cambiare costumi, instaurare un'altra cultura in mezzo a noi, la cultura della verità, non della menzogna, la cultura dell'amore, non dell'odio, la cultura della vita, non della morte. Perché la cultura della menzogna ha un solo autore, colui che è menzognere fin dall'inizio, colui che è falso. La cultura del non amore e dell'odio ha un solo autore, colui che è omicida fin dall'inizio. La cultura della morte ha un solo autore, colui che ha ucciso l'uomo e continua ad uccidere gli uomini perché odia l'uomo. Fratelli e sorelle, siamo in questa triplice cultura oggi, la cultura dell'inganno, la cultura della menzogna. Siamo in questa cultura di non amore, di odio, di antagonismo, di invidia, di gelosia, di guerra. Siamo nella cultura della morte, perché sperimentiamo tante e tante armi di morte, perché noi ci odiamo, siamo diventati lupi gli uni per gli altri e sotto la veste della solidarietà ci conosciamo gli uni gli altri. Fratelli e sorelle, soltanto in Cristo è la vita, soltanto in Lui la verità, soltanto Lui ci ha portato l'amore in questo mondo, soltanto in Lui c'è salvezza per noi. Questo dobbiamo credere, questo dobbiamo praticare e questo dobbiamo annunziare a tutti gli uomini, perché per questo siamo radunati qui, per essere annunziatori del Vangelo. E adesso, fratelli e sorelle, ritornando al nostro discorso di prima, nella cultura della morte si inseriscono gli omicidi, le stragi, e tra le stragi c'è la strage costante degli innocenti, che noi perpetriamo senza aver coscienza del nefando delitto che commettiamo. Le nostre mani si macchiano di sangue senza che noi ce ne vediamo. Quando leggiamo delle stragi che avvengono in Uganda, nel Burundi, nello Zaire, noi diciamo: a questo punto siamo arrivati. E poi non inorridiamo quando nella nostra città, nella nostra Sicilia, e parlo di noi perché viviamo in questa nostra terra, quando nella nostra Sicilia, nella nostra città,
si commettono costantemente, con un ritmo così costante, omicidi di bambini indifesi. Ecco qui quella dell'Associazione dei Terapisti Cattolici mi ha fornito i dati, che sono da capriccianti. In 5 anni abbiamo 50.000 uccisi. Nell'82 16.000. Nel 93 11.000 sono diminuiti. Ma adesso sono il lieve aumento. Guardate, non è tanto raccapricciante considerare le cifre, ma quanto leggere nelle cifre. Guardate, a Palermo, in ogni struttura ospedaliera ci sono da 12 a 15 aborti ogni settimana. Questi sono i dati rilevati. Da 12 a 15 per settimana in ogni struttura ospedaliera. Mettiamoli insieme. E non mettiamo in conto tutti gli altri aborti clandestini. Non mettiamo in conto tutti i dati delle cliniche private, dei medici che operano in privato. Non mettiamo in conto tutti gli aborti degli extracomunitari, che sono molti. È una cifra preoccupante. E se vogliamo leggere in queste cifre, secondo le statistiche, il dato raccapricciante è questo, che non sono le povere ragazze che sono rimaste incinte in un momento di amnesia del proprio dovere, che sono quelli che frequentano le cliniche per chiedere l'aborto. Ma la maggior parte delle donne che chiedono l'aborto sono donne coniugate, non separate, non divorziate, ma donne coniugate in legittimo matrimonio. Sono queste le assassine, perché non dovrebbero abortire. Dai dati risulta che sono persone che hanno un diploma, persone colte, non sono le poverine, ignoranti che abortiscono, ma sono le persone coniugate, legittimamente coniugate, con un figlio o due figli, che non vogliono il terzo figlio o il secondo figlio, che potrebbero accogliere il nascituro in un ambiente adatto. Sono le persone agiate economicamente e culturalmente, sono in migliore condizione degli altri. Sono queste persone che chiedono l'aborto. Oltre il 50% è formato da queste persone. E allora un patto di cultura
È un patto di perversione. Queste persone coniugate, culturalmente a posto, economicamente a posto, sono quelli che formano l'esercito di coloro che chiedono l'aborto. E allora, come vi dicevo, non è un'occasione, non è un momento di disperazione che porta queste donne ad abortire, ma è un sistema schifoso, un sistema omicida, un sistema che denota questa insensibilità, un egoismo esasperato. Fratelli e sorelle, questa è la situazione ed è per questo che dobbiamo piangere davanti al Signore, tutti, perché tutti siamo responsabili, perché tutti chiudiamo un occhio, perché tutti siamo compassionevoli, mentre in mezzo a noi ci sono tanti assassini e nei carceri, nelle carceri nostre, ci sono tanti che chiamiamo delinquenti e scontano galera, anni di galera, ergastolo, perché hanno ucciso e tanti sono liberi, circolano come se niente fosse. O giustizia di Dio, o giustizia di Dio, come ti sei diversa dalla giustizia umana. Piangiamo quantomeno, fratelli e sorelle, oggi. Piangiamo davanti a questo enorme delitto che attira l'ira di Dio sopra di noi, sulla nostra Sicilia, sulla nostra città, e non ci lamentiamo quando le cose vanno male, perché il peccato che è il tarlo della nostra società, è il peccato che ci mette gli uni contro gli altri, è il peccato che crea queste condizioni e non attira certamente la benedizione di Dio sulle nostre case e sulle nostre istituzioni. Oh Signore, in questo momento noi vogliamo supplicarti di avere pietà di noi. Abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi tutti, perché tutti siamo coinvolti. Abbi pietà delle mamme. Abbi pietà dei papà assassini. Abbi pietà, oh Signore, dei medici che si prestano a questo crimine. Abbi pietà anche di quelli che sono materialmente costretti a servire i medici. Abbi pietà di quelli che danno un qualsiasi aiuto perché si perpetri questo genocidio. Abbi pietà di tutti, oh Signore. Signore, noi chiediamo perdono e pietà. E adesso nella preghiera dei fedeli noi vogliamo supplicarti con queste intenzioni. Poi, o Signore, consentici di riparare come meglio possiamo, di innestare un atto di amore, ed è una preghiera che noi facciamo alle mamme presenti. Una preghiera che rivolgo alle mamme presenti, di adottare un bambino, due bambini, un'adozione spirituale, di dare loro un nome che voi stesse potete scegliere e ricordarvi di questo bambino, di questi bambini davanti a Dio, perché la misericordia di Dio scende su questi bambini, di impegnarvi perché alla cultura della morte si è slegata la cultura della vita, impegnarvi a chiedere perdono per i papà e per le mamme, per tutti quelli che si sono adoperati a questo delitto, a questo continuo delitto che si commette. Fratelli e sorelle, noi non abbiamo altre parole da aggiungere. Vogliamo soltanto che le lacrime scendere dai nostri occhi e dal nostro cuore
e che noi ci battiamo il petto davanti a Dio e tutti imploriamo misericordia e pietà. Attenzione, che la nostra sorella Oretta così proclamerà davanti a tutti per invitarci a pregare il Signore, a chiedere perdono al Signore. Per tutte le mamme, perché consapevoli dell'immenso dono che tu hai concesso loro nel momento in cui le rendi co-creatori dell'umanità, non lo disprezzino, ma lo accettino gioiosamente e senza riserve. Noi ti preghiamo. Per coloro che materialmente eseguono gli aborti, affinché capiscano che hanno davanti creature che escono dalle mani di Dio e non un qualunque ammasso di cellule da estirpare come si estirpa un dente. Noi ti preghiamo, Signore. Per coloro che sono obbligati per motivi di lavoro a cooperare loro, malgrado all'esecuzione di tali misfatti, affinché trovino il coraggio di opporsi con ogni mezzo a loro disposizione all'attuazione di tali crimini, per questo noi ti preghiamo. Per le famiglie che, provati dalla miseria e dall'ignoranza, pensano di risolvere i loro problemi sopprimendo una vita umana, affinché capiscano che la miseria più grande è quella di un cuore che rifiuta di amare, per questo noi ti preghiamo. Per la comunità, affinché venga incontro alle famiglie più deboli, facendosi carico concretamente dei loro bisogni, noi ti preghiamo. Per i tiepidi, affinché escano dall'indifferenza, rendendosi conto che l'omicidio di un innocente non è solo il problema di un singolo, ma della collettività, noi ti preghiamo. O Signore, in questa prima parte della preghiera dei fedeli, noi ci presentiamo tutti davanti a Te, perché tutti, in una maniera o in un'altra, membri di un'unica comunità, ci dichiariamo colpevoli. Abbi pietà di noi, o Signore. E adesso, prima di procedere alla seconda parte della preghiera dei fedeli, noi vogliamo sensibilizzare tutte le mamme con una bella poesia che ha scritto una mamma. Una mamma che ha commesso un aborto ed è stata illuminata da Dio e ha visto il proprio bambino in visione. Questa bella poesia che riproduce una realtà deve farci riflettere sui delitti che noi con facilità commettiamo. Ecco, verrà letta, proclamata questa poesia, che fa parte di un rito, non è una poesia, ma fa parte di un rito, entra in questa liturgia. Ho spento per sempre due occhi che avevano diritto di vedere la luce.
ho soffocato per sempre una voce che mi avrebbe chiamato mamma. Ho chiuso per sempre una bocca che mi avrebbe sorriso. Ho fermato per sempre due piccole mani che avrebbero toccato il mio volto. Ho arrestato due piccoli piedi che avrebbero camminato con me nella vita. Ho fermato per sempre i battiti di un cuore che palpitava nel mio grembo e che mi avrebbe amata di un amore immenso e che a poca distanza di tempo avrebbe portato nel mondo la gioia di vivere. Ho ucciso per sempre una vita nutrita col mio sangue. Ho ucciso la vita della mia vita, da quell'istante il viso del mio bambino è entrato nel mio sguardo e dovunque poso i miei occhi io lo vedo. Mamma, perché mi hai ucciso? Sembra che mi domandi. Io rispondo in silenzio col pianto. L'unica risposta è il pianto. Ma l'unica risposta nostra è piangere con le mamme e implorare misericordia da Dio, Padre misericordioso. Lo faremo prima dell'offertorio, invitando le mamme a scegliere un bambino o due bambini a cui dare il nome. In certo qual maniera ci dimostriamo solidali con Dio in una cultura di vita. Intanto proseguiamo nella richiesta al Signore di venirci incontro in tutte le nostre malattie, in tutte le nostre infermità che hanno una misteriosa connessione con le uccisioni, perché la giustizia di Dio ci colpisce non per vendicarsi di noi, ma per spremere da noi il pentimento e perché noi con le nostre sofferenze possiamo supplire a tanti peccati che si commettono. Preghiamo il buon Dio di avere pietà di tutti. Preghiamo il buon Dio di perdonarci e anche di guarirci. Per questo, Signore, ti chiediamo perdono e pietà e ti chiediamo di essere guarite dalle nostre infermità. Ascolta, Signore, questo grido questa mattina. Rachele piange i suoi figli, ma non vuole essere consolata. E sei tuo Padre che non vuoi essere consolato questa mattina per il dolore grande. E tante le richieste, padre di famiglia, Signore, che devono mantenere la famiglia, ragazzi disoccupati
Ti preghiamo per tutti, oh Signore, ti preghiamo anche per tutti i ragazzi che chiedono aiuto nello studio. Per tutti, oh Signore, ti preghiamo, ascoltaci ed esaudiscici. Grazie, oh Signore Gesù. Ascolta, Padre misericordioso, la preghiera di questa assemblea. Ascolta il gemito di tanti cuori. Ascolta il grido nostro, Padre, e per Gesù tuo Figlio, che ha offerto la sua vita per noi. Donaci il perdono dei peccati, la salute dell'anima e del corpo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E adesso, fratelli, è il momento dell'offertorio e noi preghiamo le donne, soprattutto le mamme, che vogliono adottare un bambino e dare loro un nome, di scrivere il proprio nome e il nome del bambino o della bambina che intendono adottare. Potete adottare un bambino o una bambina dando loro un nome. C'è facoltà di scelta perché i bambini morti, i bambini uccisi sono migliaia e migliaia. Ma se avete notizia di qualche mamma che conoscete e che ha abortito, bene, fatevi mamme per loro. E voi mamme che avete avuto la disgrazia di abortire, imponete un nome ai vostri bambini che aspettano un nome e chiedete perdono al Signore e vita eterna per i vostri bambini. Per cui io vi prego, sia mamme che vi siete macchiate di questo delitto, intendete in certa maniera così chiedere perdono ai vostri bambini e a Dio, di scrivere soltanto il nome vostro e il nome del bambino o della bambina. E prego anche le altre mamme di adottare un bambino o una bambina o due bambini davanti al Signore a cui imporrete il nome. Non sia così un atto banale, un atto superficiale, ma un atto impegnativo davanti a Dio. Davanti a Dio consideratevi mamme per questi bambini e supplicate la misericordia del Signore. La misericordia del Signore per le mamme che hanno abortito. La misericordia del Signore per quanti hanno cooperato materialmente o così formalmente all'aborto. Per i medici che si sono prestati. Per i paramedici, per gli infermieri che hanno collaborato, per tutti quelli che hanno aiutato, per tutti quelli che hanno consigliato, chiediamo perdono al Signore, ma soprattutto impegniamoci per la cultura della vita, impegniamoci a parlare a tutti nei nostri ambienti che l'aborto non va fatto mai, che la vita è sacra perché è la vita di un figlio di Dio, a creare cioè una cultura della vita, a promuovere la cultura della vita, sicuri che il Signore vi benedirà. E allora, ecco, scrivete voi i nomi che saranno raccolti. Poi dopo la comunione
Noi faremo una preghiera a Dio per tutte queste brave mamme che hanno così adottato questi bambini. Una preghiera di benedizione per queste mamme prima della benedizione finale. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Chi salirà il monte del Signore, chi ha mani pure e cuore innocente. Signore, noi purifichiamo le nostre mani insanguinate. Altrimenti non possiamo salire al monte del Signore. O voi tutti che avete le mani macchiate di sangue, immergete le vostre mani macchiate di sangue nel sangue dell'agnello divino, perché siano purificate le vostre mani, sia purificato il vostro cuore e possiate salire il monte del Signore. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. E Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Hosanna, hey, Hosanna, hey.
Signore, ti presentiamo tutte queste care mamme che si sono offerte per adottare spiritualmente davanti a te i bambini. Ti presentiamo i nomi di questi bambini. In questo momento il tuo Santo Spirito sta scendendo su questo altare e gradirà l'offerta di queste mamme e di questi bambini. O Gesù, tu scenderai un momento su questo altare, leggerai i nomi di queste mamme, i nomi di questi bambini. Ti preghiamo, Signore Gesù, che il cuore immenso, dove entrano tutte le creature create da tuo Padre, di accogliere i nomi di queste mamme, i nomi di questi bambini nel tuo cuore e di usare a tutti misericordia. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Signor mio e Dio mio, dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. La maranu aieri mia nami anaio lore no, si aranu che mi di anaio roi et amatustiru. Tergio, o Signore, il pianto di Rachele, che piange per i suoi figli, e di ancora Rachele, a questa madre chiesa, c'è ancora speranza per te. Tergi il pianto dei tuoi occhi, c'è speranza per te e per la tua discendenza. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore, il tuo ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Nel nostro rito, adesso pregheremo il Padre del Cielo, perché mandi i suoi angeli a prendere questi nomi perché siano iscritti nel libro della vita. Vidi poi un grande trono bianco e colui che sedeva su di esso. Dalla sua presenza erano scomparse la terra e il cielo senza lasciare tracce di sé. Vedremo in un altro testo questi nuovi cieli e nuova terra. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti i libri. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quel libro, ciascuno secondo le sue opere. E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Signore, in cielo c'è il libro della vita, dove sono scritti i nomi di coloro che appartengono al tuo regno e l'anagrafe del cielo. Ti preghiamo, Signore, di mandare i tuoi angeli qui, perché portino davanti al tuo trono i nomi di questi bambini e siano anch'essi scritti nel libro della vita, perché un giorno siano salvi. Noi sogniamo, Signore, il giorno in cui i cieli si apriranno e avremo una nuova visione. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non ti ricorderà più il passato, non verrà più in mente. Poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, e farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio. Non ci sarà più un bimbo che viva solo per pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane avrà fino a 100 anni e chi non raggiunge i 100 anni sarà considerato maledetto. Signore, e questi nuovi cieli, questa nuova terra che noi aspettiamo, dove si godrà per sempre. Intanto ti preghiamo, Signore,
di scrivere i nostri nomi nel libro della vita e i nomi anche di questi bambini nel libro della vita. Angeli santi, venite in questo momento, prendete questi gesti, portateli davanti all'altare di Dio, e siano aperti questi pezzi di carta, ma i nomi degli scritti in questa carta siano scritti nel libro della vita. Padre del cielo, ti chiediamo venia per noi e ti crediamo che il tuo amore trionfi sulla morte. Amen. Questi nomi intanto noi li metteremo a registro, in modo che c'è il registro dei battezzati nella misericordia di Dio.